Ok, buongiorno a tutti. Oggi prosegue questa serie di incontri dell'Accademia, aperti alla città, tutta la città, ma naturalmente sono incontri rivolti a voi studenti come tutte quante le lezioni. La lezione di oggi, nello specifico, è una lezione paradossalmente non tecnica, anche se parla soltanto sostanzialmente di tecniche. La lezione è i futuri supporti per l'arte. Chiaramente è una lezione un po' ambiziosa come tipo di titolo, come tipo di argomento, in quanto, vabbè, insomma, nessuno conosce il futuro, chiaramente. Però in termini, diciamo, di statistica possiamo individuare quello che è accaduto nell'arte e quello che chiaramente potrebbe accadere. Come tutte le mie lezioni, sarà molto disordinata l'operazione, perché già per giostrarmi tra computer, schermi e cose varie, insomma, non è che sia un grande tecnico. Pertanto spero, insomma, che riusciate, insomma, comunque a comprenderne il contenuto. La lezione si svolgerà parzialmente con il mio faccione che vedete e parzialmente con materiali che condividerò con voi. Le domande, sì, se volete potete fare le domande, ma tanto alla fine per voi studenti risponderemo più in là, insomma, perché ci vediamo quotidianamente sui nostri canali Accademia. Per gli eventuali fruitori esterni, sì, insomma, io darò un'occhiata qui alla chat se sono abbastanza bravo da farlo e, insomma, provo a rispondere a queste domande. Tuttavia, darò a disposizione di tutti voi dei materiali web condivisibili, quindi, insomma, che potrete fruire regolarmente. Molti di voi studenti già li avranno attinti, perché molte cose stanno già sulla nostra mediateca di Classroom, mentre per gli altri, insomma, possono semplicemente copiarsi questi link oppure scaricarsi dei libri PDF di cui do l'indirizzo. Partiamo direttamente a questo punto con la lezione. Cercherò di condividere, vediamo se riesco perfettamente il tuo schermo intero. Benissimo, condividi il tuo schermo intero. Okay. Allora, i futuri supporti per l'arte. La presente lezione chiaramente non aspira a descrivere una panoramica esauriente sulla storia delle tecniche artistiche, né intende arrogarsi l'incombenza spesso distopica di previsioni del futuro dell'arte. Semplicemente, insomma, vuole stimolare un confronto, un impulso a ipotizzare una ridefinizione di eventuali supporti per l'arte. Allora, nell'arte il termine di supporto, il termine proprio supporto, indica la natura della materia su cui viene eseguita l'opera. Tra i supporti convenzionali più frequenti abbiamo carta, cartoncino, tavola, muro, tela, rame, vetro. I supporti più moderni chiaramente sono variazioni di quelli convenzionali. La tavola di legno incompensato, la tela di lino, cotone in poliestere, con variazioni anche delle loro preparazioni. Ci sono nuove colle, nuovi pigmenti. A questi vanno aggiunti anche quelli in sostanze completamente nuove, tipo la plastica, le fibre sintetiche, laminati particolari, che chiaramente non esistevano, insomma, nel passato. Intanto vedete le immagini che poi vi spiegherò naturalmente. Nello specifico, questa è un'immagine tratta dal è un mosaico di cui noi ci occupiamo, soprattutto il professor Sebastiano Dalmone Sessa, che saluto, per la cattedra di decorazione, ed è, diciamo, nostra competenza, cioè nel senso che per secoli, per millenni, abbiamo adornato, diciamo, le architetture con questa tecnica. Allora, il primo supporto dell'artista è stata la pietra. Gli uomini primitivi trovavano nelle pareti delle grotte il supporto indispensabile per la loro arte primitiva. Gli egizi svilupparono questa maniera effettuando affreschi murali sulle pareti lisce dei loro templi e delle loro case. L'uso del legno come supporto si sviluppò intorno al 2000 a.C. In Europa, dall'alto Medioevo, gli artisti utilizzano il legno. Le qualità di leggerezza e solidità e la sua abbondanza lo rendono
preferibile, diciamo, rispetto al supporto più leggero che comincia a far parlare di sé, la tela. Nel 1390, nella sua opera Il libro dell'arte, Cennino Cennini, che tra l'altro vi allegherò chiaramente come link, descrive la fabbricazione delle tele, insomma, come è il loro impiego nella pittura. Nel XV secolo la tela sostituisce man mano il legno, diventa più pratico oggettivamente. Perché è più pratica? In questo caso stiamo parlando di affresco. Perché è più pratica la tela? Naturalmente perché è arrotolabile, è leggera, può subire delle preparazioni maggiori e la preparazione aggredisce meglio, diciamo, il tipo di supporto, in questo caso appunto un supporto, un tessuto. La composizione è composta da un appretto e un legante di colla di pelle di coniglio e olio. Gli italiani utilizzavano il gesso così come gli olandesi, però insomma in percentuali un po' differenti. L'invenzione del telaio, attenzione costante, invece è nuova, cioè un'invenzione abbastanza moderna, diciamo, nel nostro secolo. I materiali tradizionalmente usati nella scultura invece sono la pietra arenaria, il basalto, calcare, granito, marmo, onice, molte pietre preziose, anche semipreziose, steatite, argilla, terracotta, gesso, porcellana, ceramica, metalli, alluminio, bronzo, ferro. Poi sono stati utilizzati naturalmente nella scultura classica l'avorio, il legno, il vetro e anche la carta testa che comunque rientra, diciamo, nelle nostre tecniche. A questo punto parliamo un po' dell'aspetto un po' più teorico di questa lezione. L'arte rappresenta per l'artista un'esigenza espressiva, un moto vitale di impulso difficilmente coercibile, conseguentemente ci si adatta a fare arte con ogni cosa. Cioè, diciamola tutta, noi stiamo parlando di molte tecniche, di molti materiali e supporti, ma in realtà un artista si adatta a fare arte in ogni istante con ogni cosa, vedremo anche con materiali organici, col proprio sangue addirittura. Le pratiche artistiche hanno tuttavia subito nel tempo molte trasformazioni ed evoluzioni, ampliando sensibilmente il range dei media a disposizione degli artisti. Le formule storicizzate acquisite per convenzionali, quali la rappresentazione mimetica del reale, quindi l'imitazione del reale, il disegno, la pittura, la scultura, il modellato e la decorazione, si sono arricchite sempre di nuovi linguaggi, spesso propri di altri ambiti, ma da sempre coesistenti, pur se meno manifesti nella figura dell'artista, come per esempio la scrittura, la fotografia, il cinema, le pratiche performative e comportamentali, le installazioni, il ready-made e l'adozione dei media e supporti difformi da convenzionali ambiti creativi. L'apertura alla modernità e ai new media conduce a una differente metodologia progettuale a carico di un artista che sceglie di utilizzare supporti moderni e potenzialmente effimeri, soggetti ad evoluzioni sempre più dinamiche. Per avanzare ipotesi sui futuri supporti per l'arte, è necessario fare una rapida panoramica sulla storia. Questo qui è Cartelan, vabbè, poi ce l'avete. Nelle mie lezioni in accademia, chiaramente voi studenti lo sapete, mi piace ricordare che l'opera, almeno nelle consuete eccezioni, dovrebbe sopravvivere all'artefice. Se l'attuale aspettativa della durata della vita fosse di 100 anni, potremmo dire che l'opera dovrebbe durare almeno 200 anni, un paio di vite dell'artista, fermo restando le intenzioni del relativo autore. Chiaramente se l'autore vuole che la propria opera vada distrutta oppure non sopravviva all'autore, insomma, può decidere di distruggerla, per esempio, oppure di renderla di materiali deperibili oppure sostituibili anche. L'acquisizione di nuove tecniche rappresentative, laddove l'opera fosse concepita come duratura, sottintende una certa conoscenza dei materiali, acquisita attraverso la padronanza e la sperimentazione sedimentate nel tempo. Molte pratiche garantiscono risultati durevoli ove, quando abbiamo una datazione che possa attestarne l'età, altre più moderne non garantiscono gli stessi risultati in quanto costituite di materiali sperimentati più recentemente. Chiaramente se un materiale sperimentato, cioè stiamo tentando di fare un materiale nuovo, non so, una plastica, una specifica resina, naturalmente questo materiale dobbiamo testarlo, può anche non essere testato, però dobbiamo essere consapevoli del fatto che probabilmente tra una settimana potrebbe andare a deteriorarsi, insomma, non garantisce una durata. Ogni tanto vedete le immagini che poi vi spiegherò, insomma, naturalmente il bronzo che ci riguarda nell'ambito, diciamo, della scultura
ed è uno di quei materiali non eterno, perché nulla è eterno, però sicuramente destinati a perdurare nel tempo, nelle varie epoche. Allora, vediamo, questa qua la conoscete, scalinata. Questa qui è Pino Pascali, che vedremo. Allora, vi faccio un esempio. L'affresco dell'uccello blu del Palazzo di Cnosso è perfettamente leggibile e risale al XV secolo a.C. Pertanto possiamo asserire con certezza che tale tecnica è in grado di durare almeno 3500 anni. Cioè, se questo ha tutti questi anni, probabilmente è destinato a durare tanto. Altro esempio, Neroplastica di Alberto Burri, un capolavoro straordinario del 63, polietilene su tela, quindi un tipo di plastica, ha una durata potenziale di 400 anni, ma ha subito interventi di restauro, li ha già subiti, necessari a causa di modificazioni ad agenti esterni. Perché chiaramente sulla plastica non possiamo, cioè la plastica è un'invenzione modernissima, no? del XX secolo, quindi non possiamo garantire che la plastica possa effettivamente, come da documenti, durare 400 anni, in quanto poi ci sono delle escursioni termiche, umidità, insomma, determinati fattori che possono determinarne il deterioramento. In realtà le prime forme espressive artistiche umane sono manifestazioni più ascrivibili a pratiche performative tribali, coreografiche e gestuali, decorazioni corporee, spesso transitorie, riconducibili all'arte effimera. Probabilmente l'esigenza di storicizzare il lavoro creativo attraverso la formalizzazione di manufatti subentra con l'affinamento di tecniche rappresentative, un vero e proprio prototecnicismo. Okay? Questo è il cinghiale di Sulawesi in Indonesia ed è la pittura parietale più antica in assoluto che si conosca. È una pittura parietale di 45.500 anni fa. La pittura parietale appunto più antica appartiene a 45.500 anni fa, ma anche le pitture rupestri di Lascaux in Francia, che hanno 17.500 anni, o quelle più antiche di Altamira, sono 36.000 anni, sono storicizzate tangibili pitture, insomma sono fatte di pitture sicuramente su supporti longevi. Esiste un'ipotesi di comprovare segni antiche addirittura 75.000 anni fa a Bloemfontein in Sudafrica. I petroglifi o graffiti hanno garantito una permanenza dell'immagine attraverso l'impiego di terre, ossidi o sostanze animali o vegetali, queste ultime maggiormente soggette a decadimento naturale. Grazie a incisioni della superficie lapidea o a coppelle, cioè praticamente delle micro fessure, dei buchini che si fanno, che potessero accogliere colori anche in strati importanti. La protezione dalle intemperie e dai raggi del sole era assicurata dalla collocazione riparata. Naturalmente una grotta era sicuramente riparata dai raggi ultravioletti. Non dimentichiamo, e questo ve lo dico sempre anche a lezione, che uno dei nemici dei supporti della pittura è il sole, quindi i raggi ultravioletti, che mangia praticamente, va a far decadere i maggiori componenti dei coloranti, a parte i coloranti minerali di cui parleremo. Procedimenti molto resistenti al tempo erano anche l'encaustizzazione, noi l'abbiamo fatto in aula, l'encausto, nella pittura a cera, e carbonatazione nell'affresco. Vi ricordate le percentuali dell'affresco? Vabbè. Meno resistente era la pittura a secco sulle statue policrome, anche in ragione della loro maggiore esposizione. Come sapete, le statue erano policrome, quindi cade tutto quanto un concetto neoclassico, diciamo, della statua pura, bianca, eccetera. Questo qua, insomma, è di pubblico dominio, cioè che fossero policrome. Però chiaramente non hanno retto a lungo, perché evidentemente non potevano permettere una preparazione tale da consentirne una conservazione nel tempo. Entrambe le tecniche nascono per la pittura parietale, parliamo di affresco ed encausto, e necessitano di una struttura muraria con intanoncatura maggiore, maggiore spessore l'encausto. Come sapete, l'encausto deve avere un'intonacatura maggiore, perché deve subire anche le sollecitazioni dal retro, essendo una pittura grassa, quindi non resiste bene, diciamo, all'umidità, ecco. Mentre il restauro, comunque, grazie alla carbonatazione, è come se si mineralizzasse il colore dentro l'encausto. Parlando di queste due tecniche pittoriche consolidate nei secoli e reiterate anche nella contemporaneità, andiamo ad argomentare una nota piuttosto importante, desiderata delle committenze.
E qui entriamo un po' nel vivo, diciamo, della lezione. Quanta necessità e quante possibilità ha attualmente un'opera parietale Site Specific di sopravvivere al tempo? Site Specific, per chi non è del settore, quindi non per voi studenti che già lo sapete, è un'opera fatta specificatamente per quel luogo, cioè in maniera specifica per una determinata location. La Cappella Sistina è un Site Specific, diremmo oggi. Escludendo supporti mobili, quali pannelli alveolari o tavole su cui applicare il grassello, o l'eventualità dello strappo ai fini del trasferimento dell'opera parietale, si va a concretizzare l'ipotesi che il lavoro artistico vada a sopravvivere al supporto che lo ospita. Esempio, il cemento armato utilizzato per la costruzione della nuova cattedrale delle Forze Armate, recentemente inaugurata a Kubinka, Russia europea, ha una durata sensibilmente inferiore alle opere, mosaici ed affreschi in essa contenute. Cioè significa che noi andiamo a fare un'operazione di carattere estetico in un'architettura che non durerà così tanto come le opere, cioè crollerà prima la cattedrale, anche se fatta bene tutto, delle opere che vi sono contenute. La resistenza di un edificio in calcestruzzo è stimata intorno ai 70 anni, per contro esistono testimonianze ai mosaici sumeri di Ur datati intorno ai 3000 a.C. Quindi abbiamo insomma circa 3000 anni, no, abbiamo 5000 anni di differenza, diciamo, tra un materiale e l'altro. La pratica del ready-made ha moltiplicato all'infinito la scelta dei materiali, superando la precedente concezione di preparazione delle superfici, generando altresì un cortocircuito sulle conoscenze tecniche dei supporti. Il problema relativo alla durevolezza dell'opera va qui a scaricarsi sull'oggetto, utilizzato a rappresentarla. L'evoluzione e l'acquisizione di nuovi materiali e soprattutto di nuove tecnologie vanno a modificare il concetto di durata a causa della transitorietà di questi. Molti dispositivi tecnologici adottati negli ultimi 50 anni, dai transistor ai CPU, hanno ed avranno seri problemi riguardanti il restauro, smaltimento, reintegrazione di elementi. Vi faccio un esempio: se noi utilizziamo un 8086, un 8088, un computer degli anni 80, un IBM, in una nostra opera, io l'ho fatto purtroppo, quest'opera, nel momento in cui andrà a decadere per motivi non so, insomma, anche umidità oppure anche semplicemente usura, sarà difficilmente reintegrabile. Cioè, dove lo troviamo un fosforo verde, cioè un monitor a fosfori verdi e a fosfori gialli nel 2096, per dire? Sarà molto molto difficile. Allora, a questo punto passerei un po' alle immagini, se no penso che vi addormentiate davanti allo schermo. Dunque, un attimo che gioco un po' con le tecnologie, se ci riesco. Stiamo affrontando adesso un argomento abbastanza importante, perché tra le varie tecniche, diciamo, esistono, per esempio, esiste la videoarte, che si basa sull'utilizzo di tecnologie. Laddove si utilizzano le tecnologie, tutto diventa un po' più difficile. Spieghiamo perché. Allora, intanto, come posso fare per condividere le immagini? Vediamo se ci riesco. Ok. Spiego man mano le immagini di cui stiamo parlando. Allora, per esempio, questo qua è un artista di cui parliamo spessissimo, ed è Tony Hoestler. Un artista, un performer, un video artista che lavora molto col video mapping. Perché lo schermo una finestra sul Novecento? Dunque, dalle prime sperimentazioni cinematografiche artistiche è passato un secolo. Il film Rhythmus 21 di Hans Richter fu prodotto esattamente 100 anni fa, nel 1921. Lo schermo, in tutte le proprie accezioni, ha costituito un importante supporto dai film futuristi, vediamo se riesco a trovare qualcosa di interessante che possa utilizzarli. Sì, dai film futuristi fino all'invenzione della televisione a tubo catodico. Strumento di arte di molti artisti, è stato utilizzato insomma da moltissimi artisti, Fluxus e così via. Manifesto del movimento spaziale della televisione nel 1962, Fluxus.
pop art, eccetera. Con l'avvento dei digitali si sono moltiplicati gli utilizzi e le tecnologie per l'arte. Aspetta, vediamo se riesco a trovare, sì, questo qui per esempio è Vito Acconci, grandissimo artista performer, soprattutto permettendo di interventi interattivi ed adattivi. Da quel momento si avviano la stratificazione e la dismissione compulsiva di tecnologie sempre più soggette ad obsolescenza. La crescente diffusione determina un aumento di produzione e una riduzione di costi, e sono sempre di più gli artisti che fanno del medium tecnologico la loro cifra stilistica. Il passaggio dall'analogico al digitale è un elemento di produzione e una riduzione di costi. Sono sempre di più gli artisti che fanno del medium tecnologico la loro cifra stilistica, ne esistono tantissimi, insomma, cioè parlo per esempio, pensiamo a Studio Azzurro, no? Che lavora molto molto sulle tecnologie. Quindi l'artista non necessita più, grazie a tutte queste tecnologie sempre più evolute, diciamo, l'artista non ha più bisogno di un programmatore, diventa il programmatore di se stesso in pratica, perché voglio dire, ormai i computer sono quasi autoistruenti, no? Un Mac lo accendi e già hai capito come funziona. Pertanto gli strumenti ormai intuitivi divengono parte integrante della creazione. Cioè prima l'artista doveva rivolgersi a programmatori, ad analisti e così via, adesso un artista che lavora col computer può mettersi cheto nel proprio studio artistico e lavora direttamente con le tecnologie. Gli schermi OLED, grazie alla loro flessibilità, questa è un'immagine tratta da Blade Runner, quindi una visione distopica, no? Diciamo, di quello che è accaduto, in realtà non abbiamo le macchine che volano, però gli schermi sì, quelli lì ce li abbiamo. Quindi gli schermi OLED, grazie alla loro flessibilità di utilizzo e di spessore minimi raggiungibili, possono avere le più disparate applicazioni e configurazioni. Ecco, lo schermo OLED potrebbe essere uno dei materiali per il futuro. Possono essere applicati su vetri trasparenti in forma di finestre, perché possono essere retroilluminati anche dalla luce del sole. Possono essere arrotolati, disposte come carte da parati o arazzi elettronici. Queste opzioni possono creare schermi estremamente luminosi, azzerando gli ingombri e adattandosi come un abito alle architetture. Dal punto di vista teorico si può affermare che in campo artistico le prime intuizioni sul potenziale creativo del mezzo televisivo debbano essere riconosciute a Lucio Fontana, che nel 1952, insieme ad alcuni artisti del movimento spazialista, scrisse il manifesto del movimento spaziale per la televisione, in cui ipotizzava con l'uso del mezzo televisivo una grande espansione delle possibilità operative degli artisti e così via. E poi, insomma, chiaramente c'è stata tutta quanta un'evoluzione fino a una serie di artisti che hanno lavorato sulla video art, insomma, in maniera molto, molto importante. Questa qui è la cattedrale di cui vi parlavo, non si vede niente praticamente, è un'immagine molto piccola, la cattedrale russa voluta soprattutto da Putin, che appunto contempla l'utilizzo di questi media che reggeranno più della cattedrale stessa. Questa è l'immagine, poi vi spiegherò. Allora, a questo punto, questo qui è Matthew Barney, Cremaster, che vi invito a vedere, vabbè, insomma, per chi non lo conoscesse. Vorrei parlare di un altro argomento molto importante, vediamo un po' se riesco a trovarmelo. Sì, riesco a trovarmelo, questo è Franco B, abbastanza cruento per lasciarvelo fisso, magari cambio argomento, vediamo. Ok, va bene. Parlo di un argomento, il titolo è Organico, inorganico, sintetico. Una delle innovazioni che potrebbero modificare i procedimenti artistici potrebbero essere legate, oltre alla reperibilità e all'esaurimento delle riserve, all'ecocompatibilità e ecosostenibilità. Noi artisti non ci facciamo caso, ma in realtà usiamo un sacco di prodotti difficilissimi da controllare per il corpo umano, perché sono spesso molto, molto nocivi. La trasformazione dei materiali potrà passare anche attraverso una maggior consapevolezza ecologica. Attuali normative internazionali, in accordo con i protocolli sull'ambiente, bandiscono determinati prodotti invece comunemente adottati in passato. L'immagine che vediamo in sottofondo non c'entra nulla, questa è l'opera di Marcel Duchamp di cui parleremo tra poco.
Molti dei materiali adoperati per l'esecuzione di celebri capolavori storici contengono componenti nocivi per gli stessi autori: Goya, Caravaggio, Van Gogh, Tranquillo Cremona, Candido Portinari, ma anche autori contemporanei, hanno convissuto con materiali artistici molto nocivi che li hanno condotti a disturbi tipo il saturnismo, che è un'intossicazione da piombo, e intossicazioni, infezioni e in molti casi anche alla morte. Lo studio professionale di un pittore, di uno scultore, è disseminato di ossidi, acidi, polveri o solventi che a lungo andare provocano gravi danni all'organismo. Quello che oggi chiameremmo malattia professionale, ma che anticamente andava confondendosi con patologie diffuse, comportamenti dissoluti, semplicisticamente adottati associati a genio e sregolatezza. Dice, ma quello è morto? Sì, perché si imbriacava sempre. No, in realtà non è così. Cioè, spessissimo magari utilizzava dell'ossido di piombo, per cui insomma ci è rimasto stecchito a causa dell'ossido di piombo, quindi non della sregolatezza. Altro argomento da non trascurare è la provenienza degli elementi. Molte sostanze storicamente adottate per la realizzazione di strumenti e preparazione sono di origine animali. Pennelli di pelo, vediamo insomma se riusciamo a trovare qualcosa che possa adattarsi. No, chiaramente ho fatto delle cose disordinatissime, quindi sarà molto molto difficile. Questa qui. Aspetta, andiamo sull'altro. Andiamo su Jona Friedman. Quindi dicevo, per esempio, sono stati adottati, non so, pelo, colle, gelatine animali, grassi, pelli, osse, setole, caseina, che potrebbero essere gradualmente soppiantati da materiali alternativi meno cruenti per le specie viventi. In realtà, quando parliamo di colla di coniglio, non è che noi ammazziamo il coniglio per farne la colla, cioè la colla di coniglio è un derivato da altri tipi di lavorazioni, cioè magari prima vendono le carni di quel coniglio e poi diciamo con le gelatine, insomma con le parti gelatinose si ottengono queste colle animali, quindi non è che noi artisti andiamo ad assassinare un coniglio per farne colla, no, assolutamente, però comunque è una pratica abbastanza diffusa. Quindi l'attenzione all'ambiente e alla salute, il passaggio a prodotti meno nocivi, non è tuttavia il dolore per la riuscita concreta dell'opera, in termini di durata, resistenza e in alcuni casi anche di resa estetica. Senza entrare nel merito dei singoli casi, della compatibilità con i supporti e le preparazioni, esistono delle necessità tecniche adottate sin dalla storia che per loro stessa natura restano uniche. Con l'approvvigionamento delle sostanze si può praticare il riciclaggio, compreso il riuso di low-tech, per esempio, di basse tecnologie, si intende low-tech, quindi quello che dicevo prima, no? Vecchi computer e così via. Anch'esso parte integrante di una nuova coscienza sociale, adottando formule all'avanguardia e coerenti con le riduzioni di emissioni CO2, che come sapete è uno dei problemi, cioè la produzione di anidride carbonica è uno dei problemi dell'umanità, perché quando si fa, cioè qualunque cosa venga fatta per il progresso deve fare i conti col CO2, cioè se va a produrre più CO2 della cosa precedente conviene starsi allo stato attuale. Nella scelta di materiali d'eccellenza per le opere va considerato l'esaurimento delle scorte, cioè non dimentichiamo che per esempio il petrolio non è che ha una fabbrica, prima o poi finirà, pertanto verrà convertito questo tipo di, cioè gli utilizzi fatti con del petrolio, insomma verranno convertiti in altro, guardate le automobili sempre più elettriche. Da secoli il marmo bianco di Carrara o il rosa di Portogallo, di Carrara oppure il rosa di Portogallo sono considerati appetibili e particolarmente pregiati in virtù delle loro uniche proprietà estetiche e qualitative. La fantasticando un futuro popolato da scultori come Michelangelo Canova, sicuramente le cave disponibili andranno a esaurirsi. Cioè con 100 Michelangeli se ne va Carrara sostanzialmente, no? Perché chiaramente fa un uso abbondante di pietra, ma anche la pietra per l'edilizia naturalmente ha una durata, non una durata nel tempo, intendo dire, cioè le cave hanno una durata. Comunque sicuramente scultori come Michelangelo Canova non riuscirebbero a realizzare molte opere per il futuro se fossero vivi oggi. Non dimentichiamo che la tecnica fotografica prima dell'avvento del digitale prevede l'uso dell'argento, così come molte altre lavorazioni richiedono minerali che finiranno per scarseggiare. Cioè a furia di argento, questo qui porello finisce. Sì, si riciclerà, voi direte. A casa esistono molte aziende che fanno proprio riciclaggio di questi materiali, di questi minerali. Perché? Perché proprio perché vanno ad esaurirsi, però si tende sempre più ad evitarli anche nell'arte.
Altro elemento da non sottovalutare è la trasformazione della committenza. La committenza, questo ne parliamo spesso a lezione, questo ruolo un tempo svolto da papi, sovrani, nobili, filantropi benestanti, oggi potremmo chiamarlo sponsor, e si presenta in forma sempre più moderata, e soprattutto sobria, a parte rari casi legati ad ostentazione eccentrica, a volte megalomane. Questo ruolo è spesso affidato a musei, collezionisti, fondazioni e così via. In molti casi le opere particolarmente impegnative ed onerose sono finanziate anche dagli autori stessi attraverso la vendita di progetti o crowdfunding. Esiste questa, diciamo, questa pratica del crowdfunding, che cosa ho combinato, qualcosa di brutto, non lo so, del crowdfunding, che consiste appunto nel procacciarsi le risorse attraverso la vendita, per esempio, di disegni, di fotografie, di immagini e così via. Non è una cosa modernissima, in realtà anche Joseph Beuys, ma anche Christo, quando faceva le proprie operazioni, le finanziava attraverso delle holding, attraverso delle banche, in pratica. E attualmente chiaramente si sono molte ridotte. Quando prima parlavamo, per esempio, di Putin, no? di questa cattedrale folle che ha realizzato, diciamo, a Mosca. In realtà abbiamo toccato un argomento abbastanza importante, cioè nel senso che un potente fa prestissimo, diciamo, a spendere soldi per l'arte. Ma chiaramente le risorse anche dei collezionisti non è che siano eterne. Ricordo una volta un mio collezionista acquistò un mio disegno dal mio gallerista, e il gallerista disse: prendine 4 o 5 di questi disegni. Lui disse: per avere tutte queste opere dovrei avere 3 castelli, io ne ho soltanto uno ed è pieno zeppo di arte, pertanto insomma non ho più tutti questi spazi per il futuro. Allora, parliamo di un altro argomento, light design, video mapping, space cannon, laser. Allora, vediamo un po' se riesco ad accedere. Allora, volevo... Prima stavamo vedendo un'opera molto importante stiamo vedendo un'opera di Tony Hoerster. Quando si parla di tecnologie avanzate, chiaramente dobbiamo fare i conti anche con l'obsolescenza delle tecnologie. Vediamo un po', non riesco più a trovarlo, me lo sono perso. Tony Hoerster, eccolo qua. L'avvento delle tecnologie LED ha consentito la riduzione di consumi, temperature e dimensioni delle sorgenti luminose adottate per le proiezioni. Inoltre, LED hanno una maggior possibilità di modulare la temperatura colore senza l'utilizzo di filtri o gelatine. La crescente diffusione di queste tecnologie, di queste risorse, ha permesso altresì una copertura dei più disparati campi d'utilizzo, configurandoli a diversi dispositivi preesistenti. La comodità del LED, per esempio, è che il LED può produrre delle lampade, delle lampadine con attacchi standard, per esempio l'attacco Edison e così via, pertanto possono sostituire vecchie lampadine di vecchi proiettori, per dire. Quindi chiaramente vanno a ridurre automaticamente i costi di questi materiali. Vediamo un po' se riesco a scendere giù. Vediamo un po'. Questo qua è Victor Elevation, un progetto collettivo che prevede l'utilizzo di Space Cannon. Gli Space Cannon sono dei proiettori di luce, dei fasci di luce molto potenti, utilizzati anche nella contraerea, che consentono di accedere a distanze estreme, distanze molto importanti, arrivano sulla Luna praticamente. Non sono luce coerente, la luce coerente è un'altra cosa, laser. Light Amplification by Stimulated Emission Radiation, cioè il laser è un prodotto differente. Vediamo un po' se riesco a trovare. Sì, per esempio, questo qui è un artista che lavora molto con laser, lui è Maurizio Mochetti, nell'89 questo lavoro. Il laser è luce coerente, cioè una luce che praticamente ha lo stesso tipo di fascio che si propaga nello spazio in maniera coerente, cioè sempre dello stesso spessore, possiamo dire.
indipendentemente, diciamo, dalla distanza. Viceversa, chiaramente è soggetto, per esempio, alle intemperie, cioè, nel senso, se c'è la nebbia, chiaramente il fascio va ad affievolirsi, cioè si vede meglio, ma va ad affievolirsi. Invece Tony Hearst lavora con questi proiettori laser in questo caso, lavora su videomapping. Il videomapping è una pratica molto diffusa, noi la facciamo anche in accademia, nella nostra aula, chiaramente, che si basa sull'utilizzo del video appoggiandolo a elementi esterni. Per esempio, in questo caso, Tony Hearst lavora su alberi, quindi proietta queste immagini, questi video, queste riprese di attori, spesso egli stesso è performer e attore delle proprie performance, li proietta su questi alberi. Pertanto questi alberi prendono forma, perché in sostanza la proiezione va ad adattarsi al supporto che la ospita. Ben differente naturalmente è l'olografia. L'olografia è un discorso a parte che, insomma, benché sia abbastanza avanzata, però non sta così avanti. L'olografia contempla l'utilizzo di più laser, di almeno 3 sorgenti laser, però vabbè, non voglio entrare, diciamo, nelle tecniche. Questo è un altro lavoro che abbiamo visto anche prima, sempre di Tony Hearst, molto, molto, molto suggestivo, ecco. Allora, dunque. Sempre parlando di spettacolarizzazione dei media e dei supporti eterei, per eterei significa, cioè, supporti non tangibili, per esempio il cloud, la memoria fisica del computer non è tangibile, cioè vediamo che è una scatoletta, ma non è che stiamo lì a vedere il contenuto, ma concretizzandosi la possibilità di pensare intere mostre nello spazio virtuale, eventualmente sovrapponibili a spazi reali da visualizzare attraverso la realtà aumentata. Già esistono queste realtà, avete presente queste super mostre, no, che si visitano oggi? Devo dire che non amo molto, che addirittura vi proiettano in un quadro di Van Gogh, vivendo particolare quel quadro. In realtà, se Van Gogh ha fatto un quadro di 45 centimetri per 62, probabilmente voleva che fosse fruito in quel modo, cioè non voleva che fosse un universo a parte, no? Pertanto questa spettacolarizzazione spesso va a inficiare il prodotto stesso dell'arte, cioè non dimentichiamo che l'opera d'arte è quella che realizza l'artista. Quindi poi sì, possiamo farci su congetture, possiamo fare un sacco di ipotesi, farne un film, un documentario, farne una mostra su un quadro, per esempio, di Van der Meer, per dire. Però naturalmente il prodotto finale sarà il quadro. Quindi le tecnologie 3D permettono navigazione e spostamenti in cyberspazi e allestimenti molto precisi da fruire tramite dispositivi sensoriali. In termini di progettazione tecnologica, la tecnologia 3D apre a interessanti scenari. Attraverso dispositivi a controllo mentale, è possibile pensare determinati comandi inviandoli direttamente ad un terminale. Pensare un progetto anche scultoreo significa aprire nuovi orizzonti anche ad artisti impossibilitati a utilizzare materiali convenzionali, dando possibilità, ad esempio, a malati di malattie invalidanti, semplicemente realizzando una forma plastica, pensandola. Quindi questo potrebbe essere un futuro, uno dei futuri, cioè modellare attraverso stampanti 3D, delle sculture pensate direttamente in un computer, per esempio. Vediamo un po', andiamo oltre. Questo qua, come diceva, Vectoral Elevation, che è un'installazione molto, molto particolare, visibile anche dallo spazio. Alcune opere sono tra l'altro visibili dallo spazio in termini proprio di dimensioni. Trasmettere e duplicare le opere. Voi studenti, i miei studenti, avete studiato con me l'opera d'arte nell'epoca della propria riproducibilità tecnica, che è un libro molto importante di Walter Benjamin. I materiali ipoteticamente più papabili per le stampe 3D potrebbero essere anche scarti, polveri minerali, linature, ma anche metalli nobili, altrimenti i materiali possono essere utilizzati per l'edilizia, plastiche, legno, acciaio. Queste opere sono tutte, sono file sostanzialmente, quindi un'opera può essere trasmessa nello spazio, cioè può essere trasmessa in qualunque luogo, nel senso che io posso concepire nel mio studio artistico una scultura ed essa viene realizzata da una stampante 3D a Tokyo, per esempio, a migliaia di chilometri dal mio studio artistico. È un'eventualità del futuro.
Poi, parlando invece delle evoluzioni dell'arte performativa partecipata, come vi dicevo, in realtà la performance è stato uno dei primi supporti dell'arte, perché prima gli artisti, cioè i primissimi, vabbè, noi non abbiamo testimonianze degli uomini primitivi, però sappiamo appunto che decoravano il loro corpo attraverso colori, attraverso materiali, attraverso direi tatuaggi, ma ha una storia ben differente, diciamo, il tatuaggio. Pertanto, aspetta che interrompo la condivisione così mi vedete pure un attimo, vediamo se riesco. Eccomi qua. Abbiamo combinato. Sì, ok. Quindi attraverso le pratiche, diciamo, della pittura corporea, facevano delle vere e proprie performance sostanzialmente, quindi danze tribali e così via. La performance è un'opera d'arte, una mostra d'arte creata attraverso azioni eseguite dall'artista o da altri partecipanti. Può essere dal vivo, attraverso la documentazione spontanea scritta, presentata a un pubblico o a un contesto di belle arti, tradizionalmente interdisciplinare. Conosciuta anche come azione artistica, si è sviluppata negli anni come un genere a sé stante in cui l'arte viene presentata dal vivo. Ok. La performance, voi conoscete, vediamo se riesco a condividervi qualche opera. Eccolo qua. Ok, vediamo un po' se ci siamo. Ok. In questo caso stiamo parlando di un importantissimo artista dell'arte performativa, che è Marina Abramovic. Noi la conosciamo per altre opere più famose anche per il grande pubblico, tipo The Artist is Present. In questo caso è una delle immagini forse più belle e più iconiche di Marina Abramovic, perché adotta, diciamo, utilizza questo scorpione, quindi tutta la tensione che ne provoca di mettere uno scorpione vivo sul proprio volto, come idea, diciamo, è anche fortemente estetizzata dall'utilizzo di questa acconciatura che riporta appunto alle chele, diciamo, dello scorpione. Questa è un'opera performativa, possiamo dire, però in realtà è una tuta, e qui entriamo nell'ambito, diciamo, dell'arte da indossare. Tra i molti supporti di cui non possiamo parlare, naturalmente, sono gli oggetti e materiali di moda e design. Tanto per citare un caso importante, va ricordata la scuola del Bauhaus, che ha lavorato su innumerevoli progetti e oggetti entrati di diritto nella cultura collettiva. Senza citare altri esempi importanti, però per esempio Andy Warhol, non tutti sanno che avesse anche una fabbrica di jeans, cioè nel senso che aveva messo una succursale, possiamo dire, nella Warhol Factory, questa grandissima fabbrica di arte, diciamo, di Andy Warhol, poi vi spiego altri autori, aveva una succursale della Levi's, Levi. Cioè Levi Strauss, che fa jeans, lui era un appassionato di jeans Levi's e ha prodotto una serie di opere per Levi's sostanzialmente. E, per esempio, vediamo se riesco, no, non ce l'ho qui, non ho nessun esempio, però insomma erano delle opere, cioè comunque erano delle opere firmate da artisti importanti, insomma, che hanno lavorato attorno alla Warhol Factory. Poi tornando a noi, questa è Gina Pane, in questa performance in cui, vabbè, Gina Pane lavorava naturalmente sul proprio corpo, quindi ha anticipato molti aspetti, diciamo, dell'arte performativa che poi sono stati portati avanti, per esempio da Stellark con Extracorp, da molti altri artisti. Queste Catherine che abbiamo visto. Le pareidolie sono sostanzialmente è un'arte non arte, cioè nel senso che sono delle immagini che noi immaginiamo come arte. È un po' come quando vedi quell'immagine sulla luna, in questo caso, in cui tu vedi un'immagine che sembra un'opera, ma non è un'opera. Di fatto è un ulteriore supporto mentale su cui lavorare.
Poi vediamo un po', tornando al testo, diciamo, di cui stiamo parlando. Naturalmente la pratica artistica anticipa spesso le tendenze e chiaramente lavora in parallelo anche con le arti applicate. In questo caso stiamo parlando di di un mosaico elettronico. Uno degli sviluppi, per esempio, dell'arte potrebbe essere anche questo, cioè il mosaico elettronico. Un mosaico in cui, a differenza delle nostre pratiche accademiche, parlavo prima appunto del professor Sebastiano D'Amone Sessa, sta facendo un bellissimo corso anche di mosaico. A differenza, diciamo, delle nostre tessere che acquistiamo oppure fabbrichiamo attraverso l'utilizzo di materiali spezzettati, possiamo utilizzare un supporto elettronico. Vediamo se sto condividendo, scusate, perché mi sono perso. Ah, perfetto, sì, stiamo vedendo quello che sto vedendo anch'io. Quindi questo tipo di supporto ha il vantaggio di poter rappresentare qualunque cosa, cioè in sostanza è una stampa digitale su un supporto applicabile al muro, così come un mosaico. Sui materiali adottati per questo tipo di supporto non possiamo garantire. Perché? Perché è un'invenzione moderna, quindi sappiamo per certo che i mosaici possono durare migliaia di anni, 3-4 mila anni, ma non sappiamo per certo che questo tipo di mosaico possa durare così tanto. Ok? Bene. Allora, continuando sempre a condividere, vediamo, così concludo anche perché siamo praticamente agli sgoccioli di questa lezione. Allora, Claude, social forum, pubblicità, intelligenza artificiale, spettacolarizzazione, contaminazioni linguistiche. In contrapposizione ad una fisicità dell'art system, anche laddove l'opera appare inconsistente, è possibile invece una realtà parallela, volatile. Nei primi anni 2000 c'è stato Second Life, non so se qualcuno di voi se lo ricorda, adesso è meno diffuso, diciamo, ma anche molti altri social forum, lo stesso per esempio Facebook, è un forum in cui poter condividere sì la propria vita, sì il proprio reale, ma anche la propria arte, per esempio, ed è un canale. Ci sono molti artisti che lavorano su questo canale proprio in termini di promozione. Uno fra i tanti bravissimi, per esempio, è Michael Emirko, che abbiamo in Accademia, fumettista straordinario, internazionale, bravissimo, che fa dei social forum, che fa appunto di questi social, fa uno strumento anche di diffusione per il proprio lavoro e di conoscenza. L'intelligenza artificiale può costruire opere e anche costruire artisti. Nel caso di Second Life, per esempio, c'è un, prima l'abbiamo visto, vabbè, questo qui è Damien Hirst. Giuseppe Stampone, per esempio, aveva un avatar su Second Life, per cui è diventato un artista celeberrimo prima su Second Life e poi per fortuna anche nella vita. Quindi, cioè, crearsi sui social, crearsi un avatar, un alter ego, possiamo dire, che è costruito semplicemente sul monitor, cioè sui nostri monitor, sui nostri computer. Pertanto conosciamo degli artisti famosissimi che magari neanche esistono, cioè hanno sono dei fake, cioè hanno dei nomi fasulli, insomma. Quindi esistono anche degli artisti inesistenti. Parliamo per esempio dei multiple name, esistono i nomi multipli di artisti, per esempio parliamo di Luther Blissett, che andava molto negli anni 2000. Luther Blissett è un multiple name, cioè un nome multiplo di un artista che non esiste e ha prodotto praticamente delle opere d'arte che sono state pubblicate e così via. Ha prodotto libri, per esempio c'è un famosissimo libro, appunto Q di Luther Blissett, che è stato un bestseller sostanzialmente, senza autore. Poi chiaramente, vabbè, il segreto di Pulcinella è chiaro che gli autori vengono scoperti. Questo è un lavoro di arte pubblica, perché quando parliamo di spettacolarizzazione parliamo anche di arte pubblica. Noi spesso affrontiamo l'argomento di arte pubblica in quanto è uno dei nostri compiti, cioè uno dei compiti, per esempio, degli artisti potrebbe essere quello di dare un senso sociale a tutto questo, cioè dare anche un senso di carattere politico, perché no? In questo caso parliamo del Cretto di Gibellina, questo straordinario lavoro che è stato fatto appunto da
da Burri, quando fu invitato a ripopolare concettualmente quello che era stato un territorio martoriato dal terrificante terremoto, insomma, Gibellina, parliamo degli anni del 69, mi pare, il 68. E lui ha fatto un'opera, una delle opere più grandi che sono visibili chiaramente anche da Google Earth, che consiste in una gettata di cemento che ripropone la pianta di un paese, sostanzialmente. Prima l'abbiamo vista con più attenzione, mentre... vabbè, provarlo adesso... ecco, questo è un altro esempio di arte pubblica. Parliamo della stazione metro Toledo di Napoli, di questo architetto Tuscet Blanca, ed è considerata una delle operazioni importanti e una delle stazioni più belle al mondo di metropolitana, realizzata attraverso materiali chiaramente duraturi. Ci sono mosaici, spesso i mosaici vengono adottati nelle metropolitane, ed è un'operazione di arte pubblica. Qui l'artista si spoglia del proprio ruolo semplicemente di artista, ma vabbè, in questo caso è un architetto, però comunque sono molti artisti che lavorano sull'arte pubblica. Prima abbiamo visto per esempio questo qua è un lavoro, no, un'altra cosa, un lavoro di Land Art di De Maria. Vediamo se riesco a trovarlo. Dunque, arte pubblica. Vabbè, questa qui naturalmente anche rientra nell'arte pubblica, però è, diciamo, street art, che ormai è entrata a tutti gli effetti nel ruolo di arte pubblica. Per esempio questo è un lavoro di arte pubblica di William Kentridge, fatto sul Tevere, in cui come supporto, perché stiamo parlando comunque di supporto in questa lezione, come supporto utilizza i licheni preesistenti. Cioè, in sostanza, questi licheni, vedete questi licheni scuri, la parte scura, che sono preesistenti perché insomma si formano sulle rive dei fiumi, nelle metropoli, insomma, dove sta pietra, cemento e così, stanno pietra, cemento, lui attraverso un sistema di proiezioni naturalmente realizza dei disegni e poi scortica letteralmente questi licheni riportando allo stato naturale, diciamo, il supporto, in questo caso il cemento, la pietra, scusate, ed è viene chiaramente un lavoro molto importante perché comunque racconta i trionfi e lamenti della Roma, insomma, un po' della storia di questa capitale del mondo, attraverso semplicemente la sottrazione di elementi naturali, in questo caso i licheni che si sono formati, le muffe, insomma i difetti della pietra, sono stati asportati, pertanto sono diventati invece il disegno che poi racconta questo elemento, insomma, questa importante traccia dell'artistica. Poi vediamo se riesco a spiegarvi altre cose. Allora, ecco qua. Ah, scusate, io non... però forse non stavo... Sì, interrompi. Non stavo condividendo. Un po'. Sì, io dunque a questo punto comincerei, diciamo, un po' con le conclusioni. Le conclusioni le farei sulla distruzione dell'opera d'arte, cioè nel senso, vediamo un po', Opa. Questo qui è il parco arte vivente, fatto da Gilardi, Piero Gilardi a Torino. Questa qui la giostra di Carsten Holler a Arte Pollino. Vabbè, poi insomma molte cose ve le ometto. Questa qui è Seth Boyce, questa abbiamo visto prima. Ok, passiamo direttamente alla distruzione dell'opera d'arte. Perché questo brutto argomento? Perché la stessa opera d'arte può diventare supporto per fare arte. Chiaramente quindi l'opera di Duchamp che abbiamo visto all'inizio di questa carrellata, cioè la Gioconda, è una provocazione, cioè non è che
non è che Marcel Duchamp va a contaminare un'opera preesistente distruggendola, no, semplicemente prende un'immagine, quindi una riproduzione fotografica di quell'opera, e vi appone dei baffi, rendendola oggetto anche di scherno, oggetto di oggetto ludico, diciamo. In realtà non l'ha fatto con l'intento appunto di distruggere l'arte, bensì insomma di intervenire su uno strumento che già cominciava a trovare la propria diffusione, cioè la fotografia in quel caso. Ci sono molti casi, tipo il Braghettone, quello che praticamente ha fatto ha ricoperto la Cappella Sistina, però anche altre opere, per esempio in questo caso la Slotot che distrusse la Pietà, insomma, cioè distrusse, insomma, con martellate ruppe il naso della Pietà. Questo qui è un'opera di Cesare Pietro Giusti, che mangia il denaro e lo restituisce in forma fecale praticamente, ed è una forma abbastanza ironica, diciamo, di vedere l'opera d'arte, perché comunque il collezionista alla fine finanzia questo tipo di intervento. Allora, concludo questa breve lezione. Allora, concludo questo incontro con una riflessione che va probabilmente ad azzerare quanto enunciato. Fino ad ora ci siamo basati sui criteri vecchi di migliaia di anni, ma non è detto che la produzione di opere e operazioni artistiche in questo momento storico debba avere le stesse esigenze riscontrate nel passato. Un'opera ha una fisicità e anche un'incorporeità che ne costituisce l'anima, il significato intrinseco della fronte del significante fatto di corporeità. È possibile che transitorietà, caducità di quest'epoca non necessariamente contempli la persistenza dell'oggetto. L'arte, in conformità alla sua più alta determinazione, è e rimane qualcosa di passato. Hegel. Non esiste una visione univoca delle cose. Verosimilmente il futuro dell'arte potrebbe essere affidato alla memoria, senza necessità di ingombranti supporti o preparazione e formule alchemiche. Perfino la rimodulazione del paesaggio e il transito alla realtà aumentata rappresentano probabili configurazioni di una visione estetica del divenire. E con questo concludo. Poi passo a eventuali domande, cioè posso rispondere in privato a eventuali domande, e stoppo qui, diciamo, questa lezione. Vi ringrazio naturalmente dell'attenzione e, vabbè, insomma, resto a disposizione per domande. Grazie.